Oggi gnomi! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta e dai due gnometti su Arte per te. Guardate che bellini i miei ultimi acquisti ad un mercatino di Natale. Li ho comprati di recente, questo 25 euro e questo 28. E allora, ho fatto un buon acquisto? Ragazzi, ma che si comprano queste cose? Queste cose si fanno! Questi sono gli gnomi di Arte per te! Oggi impareremo a fare questi bellissimi gnomi. Questi sono gli gnomi di Arte per te che in questo momento stanno spopolando in tutti i negozi. Quest'anno gli gnomi nordici si usano un sacco, a dei prezzi allucinanti. E se vi dicessi che questi vengono più o meno 3 euro a gnomo facendoli in casa? E allora, senza indugiare, spostiamoci di là e andiamo a vedere lo gnomo più figo. Come si fa? Evviva! Ed ecco l'occorrente per i nostri pupazzetti decorativi. Io li userò come fermaporta perché li riempirò con della sabbia pesantissima, ma voi potrete anche riempirli semplicemente di ovatta e renderli solamente dei pupazzetti decorativi. Se volete usarli come me come fermaporta, potete farcirli di tutte le polveri inerti che conoscete, quindi del gesso spento, della sabbia, del sale grosso anche volendo, comunque tutte quelle polveri che non facciano insetti. Quindi vi sconsiglio le farine enormemente, vi sconsiglio il riso, vi sconsiglio la pastina, ma vi consiglio enormemente la sabbia o i sassolini che trovate in tutti i negozi per giardinaggio a pochissimo prezzo. Una bustina per appunto versare la sabbia, della lana bianca per la caratteristica barba che io sfrangerò con la spazzolina di bouclé. Ora qui voi direte: che schifo, Ombretta, ma quelli sono i peli di bouclé? No, sono i peli di questa lana che ho provato appunto a sfrangiare per renderli come la barbetta degli gnomi. Per il corpo userò dei calzini. Io qui dei calzini di Enzo, ne ho un paio rossi e un paio grigi. Ci servirà un quadrato di feltro 17x17 per ogni cappello e un pompon che stia bene con il vostro cappello. Io lo userò bianco per il cappello rosso e rosso per il cappello grigio. Poi del filo che funga da braccine pensili, io userò questi dell'IKEA, ce l'ho sia grigio che rosso. Poi ci occorrerà anche una buona colla attaccatutto o una pistola a caldo con relativa colla a caldo, forbici, cotone rosso e cotone grigio, anche se non cuciremo. Se mi conoscete sapete che io sfuggo la cucitura. E poi ho preso questi pompon per simulare il nasino, non so quale metterò, se questo più grande o questo più piccolo. Sono dei pompon color carne, taglia balza, righello e anche il compasso se lo avete, o un piatto. Io userò il compasso. Iniziamo subito. Cominciamo proprio dal compasso. Apro punta 17 e sul mio quadratino, che deve essere almeno 17x17, io ne ho un foglio intero, punto e traccio la circonferenza del cappello. Quindi ritaglio, prendiamo la lana e arrotoliamola attorno a qualcosa, che ne so, un cartoncino, un'agenda, quello che abbiamo a disposizione. A un certo punto, assolutamente ad occhio, non ho finito ancora di arrotolare, taglio la lana e la libero e cerco di mantenere la parte centrale ben bene tra le dita. Quindi faccio in modo di allargarla ben bene e di farla appiccicare tutta sul bordo della testolina del mio gnomo. Quindi cosa faccio? Spruzzo della colla a caldo e piano piano, così, faccio aderire le ciocche di lana. E ora con la spazzolina per cani, tenendo comunque fissa la parte superiore, se no è più facile che si strappi via tutto, apriamo la lana. Con molta molta pazienza facciamola diventare più vaporosa. Visto? Bisognerà in pratica disfare
l'annodatura della lana. Una volta sistemata tutta la barbetta, proseguiamo con il corpo. Innanzitutto, con l'aiuto di un bicchiere, riempio di sabbia la bustina, metto un buon quantitativo di sabbia e chiudo. Prendo il calzino e infilo dentro. Prendo il filo rosso, ne lascio, ne disavanza un po', ne faccio avanzare un pochino e stringo. Quindi con le forbici taglio l'eccesso e questa parte non la butto via perché mi servirà. Quindi con un punto di colla a caldo assicuro i fili sul laterale del mio sacchettino. Adesso con uno dei calzini rossi, voilà, di cui taglierò la parte sommitale, prendo dei quadratini, allargo bene la stoffa, prendo del coton idrofilo, faccio una pallina così e la chiudo con della colla a caldo. Uno fatto, facciamo anche l'altro. Con la colla a caldo, una volta assicurato ben bene tutto il nostro lavoro, creiamo i piedini. Voilà! Anche per le manine, con dei rimasugli di calzino, io qui li ho scelti rossi, prendo del coton idrofilo, chiudo in maniera abbastanza pulita i miei cartuccini, taglio l'eccesso di filo che inserisco nel cartuccino con un punto di colla così e chiudo. Quindi con un po' di cotone rosso avvolgo, stringo con un nodino, elimino l'eccesso e la mia manina è bella e fatta. E poi con un punto di colla, per non lasciarle svolazzanti, aggancio le manine sui fianchi. Arrivati a questo punto, prendiamo il corpicino dello gnomo, adagiamo il cappellone e vediamo più o meno dove deve arrivare la barba e a quel punto facciamo un taglio. Facciamo anche un taglio un po' più corto lì dove vogliamo che finisca. Ho tagliato qui e qui e qui, quindi tirando giù ben bene la barba non faccio altro che praticare un taglio che dia un andamento così barboso alla mia barba. Il resto non li taglio tutti, ma li lascio un po' lunghetti, così simuleranno i capelli. Voilà, arrotoliamo su se stesso il cono così e con un punto di colla, partendo dalla punta, vi consiglio così, fissiamo prima la punta e poi colla su tutta la lunghezza e incolliamo. Prendiamo il corpo del nostro trollino, su tutto l'interno mettiamo un punto di colla a caldo. Questo fisserà in via definitiva barba e capelli. Prendiamo un pompon per simulare il naso.
e glielo mettiamo qui al centro, quindi colla a caldo e pompon. Ok, quindi con le forbici ritagliamo a questo punto perfettamente la barba. E voilà, mi manca il pompon. E allora è sull'apice, proprio qui, un punto di colla, pompon bianco, e adesso sì è pronto per il mio bianco Natale. Ragazzi, quanto sarà costato? Meno di niente? Andate a fare un giro, guardate quanto costano. Bene, spero di avervi dato una buona idea anche per dei regali di Natale. Ci rivediamo dopo le foto, ciao! Ciao a tutti e buon Natale! Non sono troppo belli i nostri gnomelli? E allora ragazzi, che li facciate come fermaporta, che li facciate come pupazzi, io vi consiglio di riempirli di sabbia. Sapete perché? Perché hanno un bel peso, servono sì da fermaporta, ma sono bellini anche sulle console. Se li poggiate stanno fermi, non sballottolano da una parte all'altra, sono troppo carini, rifiniti in ogni dove, guardate che graziosi. E questo video ha un triplice scopo: innanzitutto insegnarvi come si fanno, secondo, questi sono bellissimi da vendere ai mercatini di Natale, terzo, potreste farci dei fantastici regali di Natale. È un video che costa poco e che serve per far spendere poco, quindi ragazzi, sbizzarritevi con la creatività, perché non è affatto detto che le cose homemade non possano essere regalate come cose comprate nei negozi. Basta cianciare, io vi aspetto su Facebook, su Instagram, taggatemi con l'hashtag Arte per te video, e soprattutto se i video di questo genere vi piacciono, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su e una condivisione sulle vostre pagine Facebook. A me non rimane che mandarvi un grande bacio e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta, dagli gnomi è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao! Ciao, 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 ciao. Ehi, stai zitto, parlo io. Ciao, ciao, ciao. Ehi, ragazzi, ciao, ciao.